Ogni storia è una magia che nessuno ti può portare via. Benvenuti nella libreria di Null per più libri Junior. Vediamo cosa troviamo oggi di bello da leggere insieme. Venite con me. Oggi è la festa del papà e quindi per voi oggi ho scelto Mio papà di Dean Lambert de Vries e Marie Tolman. Traduzione di Anna Patrucco Becchi e Livia Rocchi. Pubblicato da Camero Zampa. Incominciamo a leggerlo. Papà questa mattina a scuola mi ha portato, con i capelli al vento, felice e spensierato. Accanto alla maestra, la signorina Betta, mi ha dato un grosso bacio, partendo in tutta fretta. Doveva andare in Africa, così, seduta stante, perché c'era un pericolo davvero preoccupante. A bordo di un aereo, papà è volato via, scrivendo tra le nuvole il nome mio, Lucia. Questa è la storia di Lucia, che quando viene lasciata alla sua scuola, si chiede dove lavori suo padre. E allora lei si immagina che suo padre faccia dei viaggi assurdi, delle missioni impossibili. Come per esempio andare in Africa, oppure sconfiggere Minotauri, oppure, per esempio, un evento che è successo, che lei si immagina che suo padre possa aver fatto, è sconfiggere un gorilla gigante sopra un palazzo che rapiva una signora. E lui si immagina il suo padre che è un eroe e che salva questa signorina. Quindi è un viaggio nella fantasia di Lucia che vede suo padre come un vero e proprio eroe. Ci sono anche dei riferimenti a dei film, come per esempio King Kong, appunto, sopra il grattacielo, oppure Mary Poppins, perché infatti ad un certo punto Lucia immagina che suo padre voli con un ombrello. Ho scelto questo libro per la festa del papà. Perché è quello che rispecchia, è proprio un inno per tutti i papà. Perché infatti Lucia, come ognuno di noi, vede il proprio papà come un supereroe, un idolo, una figura di ispirazione. Quindi secondo me è un libro davvero perfetto. Ma adesso vi farò vedere un paio di immagini. Ed eccone un'altra. Buona festa del papà a tutti! Siamo arrivati al termine di questo breve viaggio. Spero che vi sia piaciuto il tempo passato qui oggi insieme a me. Vi aspetto per le prossime puntate di Più Libri Junior su Sharing TV. E alla prossima magia!